in uno dei video precedenti, non mi ricordo quale, era bella la mia intro lirica. Allo! Ciao! Sembra che ho un salice piangente in testa, vero? Sì, ma tu hai un salice piangente in testa. Non è vero! Perché tu in realtà sei nonna salice. Sì, di Pocahontas. E io sono Pocahontas. No, tu sei, rimarrai sempre la regina Amidala. Ormai no, sei adesso la non sono la regina Amidala. Guarda anche come sei sdraiato, cioè, parliamone. Bertelli. Bertelli. Comunque, allora, aspetta, mi siedo normalmente, qui sono fuori dall'inquadratura. Non è vero, perché c'è il grand'angolo e quindi ci sei. Comunque, ciao a tutti. Oggi facciamo un video che tra virgolette non era previsto, nel senso che non era obbligatorio, nel senso che vabbè, lo facciamo lo stesso perché ci va. Vi facciamo vedere l'unboxing, facciamo un unboxing oggi, scusate, mi tiro in là questi capelli perché già non mi sopporto più. Facciamo l'unboxing, mi sta venendo un crampo alla mano. Facciamo l'unboxing della Degusta Box. Che è una scatola che si mangia. Non è una scatola che si Sì, mangia. degusta box, mangia la scatola. No, facciamo l'unboxing della Degusta Box. Vi lascio tutte le informazioni ovviamente qua Qui, qui, sotto. qui, 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 No, da qui, nessuna parte, qui, qui. Sì. nel box sotto. Lì. Sotto, non Lì. sopra, no. Se girano lo schermo. Dai, Daniel doesn't matter, che sembra Qua che... sotto, ma là sopra. No, non là sopra, ma qua sopra. Com'è che era? Fa Qua sotto niente. e non là sopra. Fa niente, comunque, California. California, No, California. California. E quindi useremo ovviamente il tag di Daniele Semma. No, useremo Daniele Tasemma, perché... Comunque, niente, è Adesso useremo una uno delle dei suoi canini classiche. per aprire il pacco. Una delle classiche. Scusate, ma qui abbiamo dei problemi tecnici. E Non è pacco. mi danno fastidio i capelli, cosa devo fare? Rasati, o No. perdili come me. No, dai, tirati su. Comunque, la Degusta Box Sono stanco. è una classica box che arriva mensilmente pagando un abbonamento. Sì, tutti i mesi questo sito ti manda uno scatolone pieno di roba. Una scatolone piena di cose In da questo caso da mangiare, mangiare, si spera. cose da mangiare di marche, diciamo, alcune conosciute, altre magari un po' meno. Comunque, tutte robe, diciamo, tra virgolette, da supermercato, nel senso, Non devo più parlare di perché sì. non me lo ricordo più. Sono No, perché abbiamo marche, ordinato prima di comunque, Natale. cose da supermercato. Apriamo. Apriamo. In effetti qua ci servirebbe un po' di Che luce. carina la scatola di questo. Che carina! Aprila! Aprila, gustala, condividila. Ma che culo, pure dritto l'adesivo fuori video. Sì, ma rompiti, carta. Esatto. Rompiti. Allora, qui dentro Allora. c'è un cartoncino con scritte delle cose. Penso che sì, non so, sì, forse è l'elenco di quello che c'è dentro con gli eventuali prezzi al Ah, dettaglio. ok. Però adesso lo teniamo da parte. Ok. Allora, bene. Ho già visto delle cose che mi ispirano. Allora, partiamo da questo. Ok. Della Matt Sandwich Nocciola Bio. È un po' distrutto, però. Vabbè, sandwich non so la via, cos'è? Tipo un biscotto? Sì. Sì. C'è Allora, scritto. sì. Prodotto esclusivamente con riso integrale italiano, biologico, senza lievito, senza uova e fonte di fibre. Al dettaglio, credo sia il prezzo al dettaglio, 1,05 euro. Credo. O Interessante. forse sono i prezzi sul loro sito se lo compri da solo, non lo so. Non lo so. Vabbè, comunque. Poi facciamo un altro drink, adesso già. Poi. Sì. Qui, succhi di frutta. San Fruit Sant'Anna, succo e polpa di albicocca. Di albicocca. Sì, succo d'albicocca in Greek. Fai vedere, girarlo per la zuppa, però. Così. Yay! San Fruit, Sant'Anna. Ok. E appoggio qua anche lui. Poi
Poi cosa abbiamo qui? Ah, scusate se mi muovo tanto, sono un po' scomoda. In sempre effetti. Della Matt, gallettine cioccolato al latte. Ah, sempre della stessa gallette marca di riso ricoperte di cioccolato al latte. Anche queste biologiche, senza glutine, senza lievito, senza uova, senza niente, insomma. Una busta vuota. Mangi l'aria praticamente. Ok. Ma sarà buonissimo tra l'altro. Sì. Poi. La pasta, che ci manca? Un pacco di pasta, penne rigate. Che non ne abbiamo. Pasta Zara, non la conosco, trafilata al bronzo. Mm-hmm. Niente, pasta. Penne rigate, pasta Zara. Assaggeremo. Quality. Pasta normale o pasta tipo integrale? No, normale, in grano normale. Duro. Ah, sì. Di grano duro. Mezzo chilo. Ok. Poi? Altro, sto mezzo chilo costa di più di quello che prendiamo noi di solito... Sì. Sì, 0,95 mezzo chilo. Noi perdiamo la pasta quella che sta venendo di tutti. Beh, certo. Frutta e bacche. Non vedo le bacche, ma vedo la frutta. Frutta secca. Sì. Frutta secca senza zuccheri aggiunti. Però non c'è scritto che frutta c'è dentro. Vediamo sugli ingredienti. Ananas. Ananas. E basta. Ingredienti ananas. E in effetti dal profumo. È tutto ananas. Sì, senti. Sì, è vero. Sembra ananas. Assaggiamo. Poi. Due latte di pomodorini visciano, sapore italiano. Di pelati? Ah, no, uno di pelati e uno di pomodorini. Che figo. Faremo su. Sì, pomodorini pelati e pomodorini normali. Sì. Ti sto riprendendo? Guardaci tu che io non sì, ti vedo. Sì, sì. Poi. Poi. Perché ci mancavano? No, vabbè. Una tisana. Ortica, tè verde e tarassaco. Come questa non ce l'abbiamo ancora. Va bene. Una tisana, non ce l'avevamo ancora. Una tisana detox? Sì. Interessante. Sì, dovete sapere che noi siamo pieni di tisane. Sì, ci sta sfuggendo di mano questa cosa. Ci sta sfuggendo di mano questa cosa. Adesso. E tra l'altro lui farà un video... prossimamente sul suo canale. A breve, adesso nel weekend ci mettiamo un po' in pari. Sul suo canale che trovate nel box qua sotto, il suo canale, mi raccomando. Allora, questo? Quello? Che cos'è? Swiss Roll Cacao, un pan di Spagna arrotolato con farcitura al cacao in elegante astuccio in cartoncino. In cartoncino? Sì, in cartoncino. Allora, è anche disponibile gusti tiramisù, cappuccino, praline e cioccolato bianco. Questo è gusto pizza, no, gusto cacao cocoa, normale. Penso sia cacao, sì. Ah, cacao normale, sì. Cacao. 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 Ok. Poi. Cacao. Chi è? Chi è che la sa? Chi è che la sa? Chi è che la sa? Però è tutto schiacciato. Vabbè, ma È latte di soia? No, penso che sia tipo panna da cucina, ma di soia. Che figata! Adesso lo leggo. L'alternativa 100% vegetale alla panna da cucina. Sì, la panna da cucina però invece che fatta con latte è fatta con la soia. Con latte di soia. Oh, che figo, voglio essere buonissimo, lo assaggeremo. Voglio assolutamente provarla. Sì. Io amo la panna da cucina e la besciamella. Sì. Pan Monviso. Fette biscottate? Sì, sono fette biscottate. Credo. Ah, guarda che c'è anche. Sì, fette biscottate senza zucchero. Sì, sono le altre. Comunque senza zucchero aggiunti, a basso contenuto di grassi. Allora sono fette biscottate un po' dietetiche. Saranno davvero buone. Sì, come avrete suppongo capito, sono tutti prodotti, diciamo, di. Come si dice? Di marca. Sì, no, di marca, ma nel senso prodotti tipo bio. Anche sì. Senza... Non tutti, però sì, non... sono anche. Alcuni prodotti ho notato che sono anche di alcune marche, magari un po' meno note, tipo questa qua, però magari che hanno una qualità un pochino più alta, un pochino più particolare. Questa deve essere buonissima. Cos'è? Sono linguine di pasta. Linguine, pasta di semolo e grano duro con rosmarino. Quindi è pasta al rosmarino. Deve essere buonissima. Che figo, pasta rosmarino. Aromatizzata al rosmarino. Pasta Zara. Sì. Che figo. Questa qui penso sia il prezzo al dettaglio. 1,80€ costerebbe il pacchetto. E poi
ultime due cose. Oddio, questa roba. Allora, sono due vini. Due vini? Sì. No, vabbè. Che figata! Sono due vini. Questo direi che è un vino bianco e questo direi che è un vino rosso. Si chiamano Bike. Che figo! Bike bianco e Bike rosso. Sono due vini realizzati utilizzando... allora, per il bianco, passerina marchigiana. poi! Va bene. E per il rosso, Montepulciano d'Abruzzo. Allora, sono realizzati rappresentando un modo di bere nato in Italia all'inizio del Novecento. Quindi un prodotto che si faceva una volta, che si è smesso di fare, che adesso ha ricominciato a fare. Boh, non lo so. Assaggeremo e vi diremo. È un cocktail. C'è scritto cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli. Mamma che fatica. Sono due cocktail a base di vino bianco, bla bla bla. Ok. Interessante, interessante. Ok. Bene. E basta, questo è quanto. Che zero, ce n'è. Sì, ce n'è tanta di roba. Un sacco di roba. Sì. E, allora, se non ricordo male, la degusta box viene 16 euro e qualcosa. Sì. Mi sembra, al mese. Non vorrei dire una scemenza, quindi voi andate a vedere nel link sotto. Mi pare 16 euro, però non sono sicurissima. E comunque sono tutti prodotti bene o male molto, molto interessanti. Ovviamente dal sito potete capire anche che tipo di prodotti vi mandano, quali prodotti potrebbero arrivarvi nella box di quel mese. Sì, perché so se che non sbaglio lo fanno vedere, fanno vedere nelle box precedenti. Sì, ma fanno vedere, da quello che ho capito, anche quello che potrebbe arrivarti, però fanno vedere tutta una serie tutto un elenco tra cui selezionano. Esatto, sì, fanno vedere tutta una serie di prodotti tra cui poi selezionano alcuni prodotti che ti mandano, quindi in realtà non sai di preciso che cosa ti arriverà. E niente, noi adesso valuteremo comunque se rimanere iscritti, perché si può fare l'abbonamento per tot tempo. Si può fare, mi sembra, di volta in volta, semestrale o annuale. O anche trimestrale, mi sembra, o semestrale. Non ci ricordiamo più niente. Non ci ricordiamo più niente. Comunque. E niente. Sì, quindi noi adesso valuteremo se rimanere ancora iscritti oppure no. E nulla, spero che questa cosa vi possa essere utile, vi possa interessare. A noi sembra una cosa molto molto interessante. Aspettavo meno roba, sinceramente, sono contento. Anche perché c'è da dire che in Italia di box non esistono particolarmente tante. Ce ne sono un po', però sì, spesso però costano parecchio, costano e tanto. Ricevi davvero poco. Sì, costano tanto, ricevi poco e questa ci sembra davvero molto molto interessante. Quindi nulla. Adesso andiamo a mangiare. Sì. Che ci stiamo facendo la cena. Che bello, ma io ho ripreso con i panni stesi dietro. Sì. Bene. Oh, vabbè, in realtà non ci sono. Non ci sono mutande? No. Sono tutti asciugamani, magliette, teli e cose del genere. E una maglietta. Asciugamani. Ah, anche due federe. Beh, vabbè. Cose che fanno anche loro, tra virgolette, parte della mia ossessione. Non sono male. No, un bucato in generale. Un bucato in generale. Sta per partire la... Chi? La centrifuga della lavatrice. Bene. E quindi nulla, noi adesso andiamo a cena. Andiamo. Usciamo a cena. Usciamo a cena. Stanno facendo vedere Twitter sul telegiornale, non so perché. Perché è andato in crash per alcune ore. Ah, ok. Per un errore tecnico. Social network irraggiungibile per ore anche in Italia. In diverse parti del mondo. Ah, questa mattina. Va bene. Comunque. Vi mandiamo un bacione. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se avete voglia, continuate a seguirmi, seguirci. Trovate tutti i nostri link nel box qui sotto. Tutti i nostri social. Io bene o male mi trovate in ogni dove. Ovunque. Adesso anche su Telegram, sì. Quindi mi raccomando, trovate tutto qua sotto. E nulla, vi mandiamo un bacione.
Ciao. Fate i bravi. No. Chi è Milano? Ciao.